Recensione di Samsung Galaxy Note 3, lo smartphone Samsung con schermo da 5.7 pollici, supporto per S Pen e capacità di registrare video in 4K. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, oggi facciamo la recensione dell'attesissimo Samsung Galaxy Note 3. Voglio fare un'importante precisazione prima di iniziare. Ho fatto dei focus sulle funzioni principali di questo smartphone, fra cui fotocamera, videocamera, My Magazine, utilizzo della S Pen, multi-window, Nox, quindi insomma dovrei aver detto tutto. Andrò molto rapido su queste cose in questa recensione perché i focus servono proprio a velocizzare la recensione in modo da non fare un video di 40 minuti come invece è successo in passato. Quindi andrò veloce, andate a cercarvi video sul sito androidworld.it, trovate ovviamente tutto. Samsung Galaxy Note 3, questa è la confezione in finto cartone, esattamente come gli altri smartphone simili, manualistica, qualche volantino per Samsung Exclusive italiano. Qua sotto abbiamo cuffie in ear standard, quelle che abbiamo visto anche su S4, che sono molto buone. Altre due dimensioni per i gommini, sempre per le orecchie. Questo è un alimentatore da 2A, come quello di S4, che permette di caricare lo smartphone in un tempo veramente brevissimo, ed è indipendente dall'utilizzo o meno di questo cavo. Questo cavo, che è un USB 3 e che permette di scambiare file molto più rapidamente, quindi sono riuscito a scambiare 1 GB di file, a trasferirli sul Note 3 in un minuto preciso, anzi forse un pochino meno. Non cambia niente se usate questo o se usate un USB 2 per invece caricarlo, quindi state tranquilli, se doveste perdere questo cavo potete tranquillamente utilizzare il vostro Note 3, ci metterete un po' di più come avete sempre fatto finora per trasferire i file. Questo è il nostro Note 3, qualche specifica tecnica: lo schermo è da 5.7 pollici con risoluzione 1080x1920 pixel, quindi è un Full HD Super AMOLED. Fotocamera qua dietro, 13 megapixel, che registra video fino a 4K, quindi 3840x2160 pixel. Poi ancora, processore quad-core Snapdragon 800 da 2.3 GHz, GPU Adreno 330, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD, batteria da 3200 mAh e tutti i sensori, fra cui anche il barometro e il sensore di temperatura che avevamo visto sul S4. Connettività LTE fino a 150 megabit per secondo, quindi più veloce degli altri smartphone che abbiamo provato fino ad oggi. Wi-Fi ABGN AC, Bluetooth 4.0, NFC, uscita MHL, quindi uscita video tramite la micro USB, manca la radio FM. Andiamo a vedere un attimo lo smartphone. Qui avanti abbiamo fotocamera, sensore di prossimità e anche di movimento, LED di notifica sempre qua sopra, tasto home fisico, tasto back, tasto menu, touch. Sul lato destro abbiamo tasto di accensione, questa finta banda metallica è invece in plastica, però è un pochino meglio del solito perché è leggermente rigata ed ha un effetto abbastanza carino. Sensore per gli infrarossi, secondo microfono, jack per le cuffie a 3,5, bilanciere del volume sul lato sinistro. Sotto abbiamo un microfono, porta USB 3, vedete che è doppia, se avete un cavo USB basterà inserirlo solo nello slot a destra, lo speaker che è posto nella parte inferiore e la S Pen che adesso vi farò vedere. Fotocamera 13 megapixel con LED flash leggermente sporgente, lo vedete da qui. Retro che non è in ecopelle ma in finta pelle, cioè non è proprio pelle, è plastica, è il solito policarbonato di Samsung, che devo dire ha al tatto, secondo me ha un feeling che è superiore, ha un touch and feel che è superiore rispetto agli altri smartphone precedenti di Samsung lucidi. La cosa che forse non mi convince tantissimo sono le finte cuciture come se fosse pelle. Ora, queste forse io me le sarei risparmiate. Per il resto, al tatto, questa è più piacevole di quella dei miei precedenti modelli. La qualità costruttiva è identica stessa, quindi secondo me è abbastanza buona, è da promuovere la scelta
di Samsung, almeno su questi modelli qua, per non farli ancora più ingombranti, di scegliere la plastica, ma insomma, è comunque comprensibile chi voglia preferire uno smartphone di vetro o di metallo. Qua dentro abbiamo lo slot per la micro SIM e qua quello per la micro SD. Vado a chiudere, vi faccio vedere la S Pen, eccola qua. Leggermente diversa da quella di Note 2, è più piatta su due lati, più stretta su un altro, anche se non è tantissimo. È facile prenderla in uno dei due modi più classici, a volte però può capitare di prenderla al contrario e quindi di premere un tasto che non c'è e doverla girare per riuscire ad arrivarci. Potete metterla in entrambe le direzioni, questa è veramente una cosa ottima, non dovete perdere tempo a verificare di averla messa dritta. Questo è lo schermo Full HD di Note 3, ha una bella luminosità, devo dire, sotto la luce del sole si vede bene. Quello che forse contrasta un po' di più l'utilizzo sotto la luce diretta del sole, forse più le impronte che vengono trattenute, che si riflettono un po' quando la luce è diretta sullo schermo. Per la luminosità io devo dire di non avere particolarmente a lamentarmi. I colori forse sono sempre un pochino accesi, ma è comunque un Super AMOLED, non c'è niente da fare. Devo dire però che Samsung sta facendo degli ottimi progressi a riguardo e il gap tra questi e un IPS sta diminuendo in entrambe le direzioni. L'IPS sta guadagnando in profondità dei neri, il Super AMOLED sta guadagnando in qualità dei bianchi e anche in resa cromatica. C'è una notifica che vado a rimuovere. Ecco qua, barra delle notifiche, qui abbiamo tutte queste funzioni, fra cui anche la modalità lettura che abbiamo visto sul Note 8, possibilità di attivarle tutte, oppure di fare una specie di selezione, di scegliere cosa mostrare o cosa non mostrare. Andiamo nelle impostazioni, perché ci sarà da perdere un po' di tempo. Sono così tante che Samsung ha introdotto addirittura una barra cerca, questo direi che è molto molto indicativo. Velocemente, vediamo cos'altro posso dirvi che non vi ho già detto negli altri video. Abbiamo ovviamente NFC, S-Beam, condivisione tramite DLNA o screen mirroring. Questo è tutto abbastanza comprensibile. Se andiamo nei suoni, abbiamo tante opzioni, ecco qua, fra cui anche la possibilità di gestire separatamente l'intensità della vibrazione. Sullo schermo abbiamo ancora più opzioni, abbiamo una modalità di lettura che abbiamo visto prima che migliora l'utilizzo solo in selezionate applicazioni, in questo caso abbiamo soltanto Playbooks, però è quello a cui serve alla fine. Abbiamo la possibilità di visualizzare la percentuale della batteria, poche impostazioni per le LED di notifica, le solite viste sugli altri Samsung. Multischermo permette di gestire più finestre contemporaneamente, lo vedremo rapidamente, ma ve l'ho fatto vedere nel focus, quindi andate a vedervelo lì. Schermata di blocco, abbiamo possibilità di aggiungere widget multipli come su Android 4.2, qui abbiamo Android 4.3, cosa che non ho detto. Possibilità di abilitare i collegamenti rapidi per sbloccarli direttamente dal blocco schermo, sfondi, possibilità di gestire i font nella dimensione e anche proprio nel font stesso. Modalità facile che serve a semplificare un pochino l'utilizzo dello smartphone a chi non conosce bene Android, è una funzione che ho apprezzato anche su altri dispositivi. Se non volete impazzire con le impostazioni, magari lo date a una persona che non è proprio a suo agio con la tecnologia, in questo modo gli semplificherete sicuramente la vita. Tantissime opzioni per l'accessibilità, è inutile che ve le spieghi tutte, però magari le faccio scorrere in modo che se avete qualche dubbio al riguardo potete chiarirvelo semplicemente così. Modalità di blocco, blocca secondo alcuni orari oppure semplicemente abilitandolo o disabilitandolo, alcune funzioni, quindi per non essere disturbati, per esempio chiamate in arrivo, notifiche, possiamo scegliere dei numeri consentiti che possono raggiungerci anche nonostante la modalità blocco. Controlli. Controllo vocale, quindi scegliere di attivare funzioni come per esempio disattivare la sveglia, fare uno scatto, una foto, cambiare brano. Modalità per la S Pen, abbiamo un rilevamento della penna e un allarme, se andiamo via con la penna non inserita ci avviserà di questa cosa. Utilizzo con una mano, ve l'ho fatto vedere in uno speciale, quindi tiro dritto. Air gesture, quindi possibilità di navigare semplicemente
muovendo la mano sullo schermo, quindi l'avete già visto da S4, possiamo farlo per le pagine web, sempre per le pagine web per scorrere, per rispondere alle telefonate. AirView invece permette di avere un'anteprima con la penna e ve l'ho già fatto vedere. Air Command ve l'ho già fatto vedere sempre con la penna, movimenti, movimento palmo, scorre la mano sullo schermo per fare uno screenshot e possibilità di aumentare la sensibilità per l'utilizzo con i guanti. Siamo arrivati quasi a fine, queste sono le ultime opzioni, vado direttamente all'info sul dispositivo Android 4.3. Multi-window, l'abbiamo qui nella barra laterale, possiamo scegliere due applicazioni, per esempio io voglio vedere i miei file mentre sto guardando le foto separato. Eccolo qua, possiamo cambiarne l'altezza, però è una funzione molto interessante, possiamo aprire tantissime applicazioni, poi con l'utilizzo dell'S Pen andate a vedervi il video dedicato. Andiamo avanti con la navigazione web, andiamo a caricare con il browser stock The Verge. Cosa molto interessante è il fatto che adesso il browser viene mostrato a full screen, vedete, nasconde la barra delle notifiche come impostazione predefinita. Devo dire che è abbastanza interessante, se poi riceviamo una notifica comunque comparirà dall'alto. Andiamo a vedere The Verge in versione full nel browser, perché questa cosa è particolarmente interessante, perché S4 ci aveva lasciato un pochino con l'amaro in bocca. E bisogna dire anche che gli ultimi aggiornamenti non hanno totalmente risolto il problema. Allora, la fluidità è molto buona, avete visto, assolutamente nessun problema. Proviamo a fare uno zoom col pinch to zoom, lo zoom in avanti è perfetto e lo zoom indietro è altresì perfetto. Doppio tap si adatta alla colonna, altro doppio tap e torna tutto come era prima. Quando facciamo il doppio tap rispetto al pinch to zoom abbiamo questo momento in cui il test non è ancora a fuoco. Se facciamo operazioni quando il test non è ancora a fuoco non otterremo la stessa fluidità. Quindi se io adesso faccio così e poi cerco di tornare subito indietro, vedete che c'è quest'attimo in cui lo smartphone non esegue la nostra operazione. Per il resto, devo dire che la navigazione è nettamente migliorata, rispetto a S4, è molto molto più godibile. Questa cosa del doppio tap ritengo che sia solamente un bug perché alla fine anche quando faccio lo zoom così c'è il momento in cui il testo non è ridimensionato, non è, scusate, messo a fuoco, ma posso fare operazioni pinch to zoom senza metterlo troppo in crisi. Ho fatto in tempo a dirlo che l'ho messo in crisi. Ok, subito dopo si è pentito e ha voluto mostrare che non si fa mettere in crisi per così poco. Quindi devo dire, non è la perfezione che abbiamo visto per esempio su HTC One, ma Samsung ha fatto degli ottimi progressi che tra l'altro speriamo di vedere presto anche su S4. Abbiamo tre applicazioni per prendere le note, addirittura S Note, abbiamo poi Memo Rapido e abbiamo poi Sketchbook for Galaxy, ve le andate poi a vedere nello speciale per S Pen che c'è già sul sito. Digitazione con tastiera. Ho sbagliato volontariamente e mi ha corretto molto bene il testo. Non è uno dei correttori migliori, ma è meglio di altri smartphone Samsung provati fino ad ora. Tanto per dire S4 Zoom o Galaxy Mega che ho recensito di recente. Il comparto fotografico, vabbè, questa è la galleria, magari cominciamo dalla fotocamera. Abbiamo qui tutti i vari modi che vi ho mostrato sul sito, abbiamo degli effetti da abilitare in tempo reale, tra cui alcuni veramente molto molto carini, la velocità di scatto è notevolissima, e soprattutto la qualità mi ha stupito molto in positivo, anche se non sono fermissimo, le foto vengono come dovrebbero venire, non mi fa impazzire la modalità notte che tengo a tenere spenta, per tutto il resto sono positivamente colpito. Ci sono un po' tutte le funzioni presenti anche su S4 e anche qualcuna proveniente dalle fotocamere di Samsung. I video possono essere registrati addirittura in 4K. Se andate sul sito potete vedere tutti i sample. Un video in 4K di 25 secondi occupa 150 MB.
quindi capite da soli che non può essere usato in tutte le condizioni. Però non mi ha deluso, devo dire che quello che è venuto fuori è veramente un ottimo video, una definizione pregevole. Album ritagli permette di ritagliare qualsiasi immagine, magari aspettiamo un attimo, ve la faccio vedere dall'S Pen. Musica. Allora, andiamo negli album e voglio farvi sentire Supremacy. Allora, come volume ci siamo, come qualità audio non ci siamo. È veramente forse l'unico difetto che mi sento di elencare di questo Note 3, la qualità audio è tornata un po' indietro. Sentirete sicuramente squillare il telefono, nessun problema. Andare in giro ascoltando la musica a tutto volume è assolutamente da cafoni, ma se dovete far sentire un video, far vedere un video a qualcuno, guardare il video insieme a qualcun altro, la qualità audio non è assolutamente all'altezza, sembra un po' uno smartphone vecchio stampo, un pochino gracchiante, l'audio non è pulito. Il player audio comunque invece è molto buono. Già che ho parlato di audio, mi collego a questo e vado avanti con i video. Questo è il nostro timelapse in MP4 Full HD, che fa veramente un'ottima figura su questo smartphone immenso. Ok, possiamo mandarlo a finestra e possiamo portarcelo in giro. Funzionano i DivX, funzionano gli MKV, ovviamente dipende un po' dai codec come al solito, ma scusate, nel complesso funzionano. Video permette di, oltre a visualizzare i video personali, io volevo invece Watch On, che è nascosto sotto Samsung, che permette di gestire i propri televisori, lettori DVD, eccetera, eccetera, con il sensore infrarossi di questo smartphone. Ancora, cerco di andare veloce perché vedete c'è veramente tantissima roba. Nox ve l'ho già mostrato, il registratore vocale S-Health, che è lo stesso di S4, quindi potete andare a vederlo lì. Album foto, traduttore che traduce anche offline, anche se ormai lo fa anche quello di Google. S-Voice, che è abilitabile anche da qui. Aggiunge una nuova sveglia domattina alle 9. Ok, vuole che salvi la sveglia per le 9:00. No. Può apportare delle modifiche a questa sveglia, salvare o annullare. Annulla. Non salverò la sveglia. Ok, avete visto che la pronuncia non è proprio all'altezza, però fa abbastanza bene quello che gli si dice, instaura abbastanza bene un dialogo, anche se le opzioni non sono tantissime. Però anche qui i miglioramenti arrivano dal web, da Samsung direttamente, e devo dire che migliora molto molto rapidamente. Ok, Flipboard, Dropbox, Evernote. A proposito di Flipboard, qui abbiamo il My Magazine, che si riempie di notizie, la pagina centrale di social e di contenuti personali, invece le pagine laterali. Ho fatto uno speciale su My Magazine, andate a vedere di cosa si tratta. Queste sono tutte le applicazioni Google. Voglio mostrarvi, aggiungerò poi tutti i benchmark sul sito, voglio mostrarvi un gioco. Faccio anche una considerazione che non ho fatto prima: Samsung dovrebbe fare un pochino più attenzione a, diciamo, a sfruttare questo spazio, perché le icone del sistema sono molto grosse, devo dire, ci potrebbero stare benissimo molte più icone nella home, per dire, insomma, su quello si poteva fare un pochino meglio. Vabbè, ho scelto una corsa da solo, mi perdonerete. Per quanto riguarda i giochi non c'è assolutamente nessun problema, sono spettacolari, è comunque uno Snapdragon 800, quindi
massima fluidità, nessun rallentamento. Vedete anche tutti gli spruzzi dell'acqua. E anche quando premo la nitro, perfetto. Veramente perfetto. Qualità delle chiamate, porto lo smartphone fuori per fare una prova. Lo porto fuori solo per privacy dei miei contatti. Ok, è lieta di accoglierti nel tuo servizio clienti. Ora, sarà che il call center non hanno una grandissima qualità audio, però avete sentito gracchiare un po' lo speaker. In capsula, assolutamente nessun problema. Cos'altro posso aggiungere? 32 GB di memoria sono tanti, per fortuna, dovrebbe sempre essere così, bisognerebbe sempre partire dai 32 GB di memoria. Il fatto che siano espandibili poi è un grandissimo plus. Trovo un grandissimo plus anche che si ricarichi così rapidamente per chi lavora, scusate, nel mondo business è una cosa molto importante. Magari si hanno 10 minuti, gli si dà 10 minuti di carica e si può andare magari avanti ancora qualche ora. La batteria non fa risultati assolutamente sorprendenti, non ha deluso però come il nostro test, come è successo invece con S4. Diciamo che si mantiene in linea un po' con altri phablet, sempre magari di casa Samsung, come per esempio Galaxy Mega oppure il Note 2. Non, diciamo che non sono rimasto deluso. Arriva tranquillamente a sera con un uso abbastanza intenso, no, non ci molla a piedi. E se proprio doveste avere qualche problema con l'alimentatore da 2 A, tornereste subito in pista. Qualcuno mi ha chiesto del lettore di impronte digitali, non è presente un lettore di impronte digitali. La risoluzione è Full HD, quindi si riesce veramente a godere tanto di questa differenza su questo smartphone. Basti pensare che il Note 2 aveva una densità di 267 ppi, abbiamo fatto un salto verso i 336, mi pare. Qualcuno mi corregga se ho sbagliato, che non è poco. Nel complesso, lo smartphone si usa abbastanza bene con una mano, e in questo caso, secondo me, questo è un ottimo smartphone a prescindere. Chi vuole usare la Pen, la S Pen, troverà dei grandissimi plus, perché i plus ci sono, se siete disegnatori, prendere appunti, prendere delle note. Altrimenti, anche se la S Pen non è esattamente quello che cercate, troverete comunque dei grandi benefici su questo Note 3. Ovviamente non vi lascio senza avervi mostrato qualcosa dell'S Pen, anche se vi chiedo di andare a vedere il video del Multi Windows e dell'utilizzo dell'S Pen, perché è tutto lì. Memo rapido fa quello che ci si propone, quindi un memo rapido. Questa dovrebbe essere una M. Memo rapido, posso far diventare questo Marco direttamente un contatto oppure qualsiasi altra cosa che vedete qua. Premendo il tasto riattivo questo cerchio, da qui posso fare un ritaglio di qualsiasi schermata, scrivere direttamente sullo schermo, quindi screenshot e poi scrittura, S-Finder, quindi cercare direttamente in tutto lo smartphone, oppure le funzioni penna che mi permettono di disegnare un rettangolo in cui aprire un'applicazione di mia scelta, per esempio internet. Vi chiedo di andare ovviamente a vedere lo speciale sulla penna sul sito, perché è tutto scritto lì, è tutto detto e scritto lì dentro. Nel complesso, Note 3 è veramente un ottimo smartphone. La pecca dell'audio possiamo andare sopra, ci possiamo passare sopra, nonostante sia un top di gamma. Le dimensioni sta a voi la scelta, però nel 2013 la dimensione di questo Note 3 fa molto meno paura rispetto a 1 o 2 anni fa, quando uscì il primo Note. È diventato molto più nella norma. La cosa che può spaventare un po' di più forse è il prezzo di lancio, 729 euro. Samsung qui ha forse un pochino superato il limite, superato in realtà già da tempo. Speravamo che oltre i 699 nessuno potesse andare, e invece eccolo qua, 729. Per questa recensione di Samsung Galaxy Note 3 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.